da vicino in cucina. Dicevo così tanti anni fa, quando in questa cucina ho iniziato a realizzare quello che poi è diventato il mio sogno, ossia raccontare a tanta gente la cucina cinese regionale. Questa passione appunto che ho sempre avuto dagli anni 80, quando sono andato all'inizio, diciamo così, a frequentare i primissimi ristoranti cinesi aperti in giro per l'Italia, e da lì mi è presa questa voglia di studiare la cucina cinese regionale con tutti quanti i segreti, i trucchi e soprattutto le persone che in questi quasi 40 anni mi hanno aiutato a risolvere tutti i miei dubbi, le mie curiosità, le mie esperienze, insomma, tutto quello che sono riuscito a fare con tanta passione, tanta fatica, tanto studio e soprattutto anche grazie a voi che ora siete diventati molti e che appunto seguite questo progetto, continuate a fare ricette, vedo che sui canali continuate a mettere foto, a mettere piatti e questo per me è un'emozione enorme, perché ovviamente significa che tutto questo lavoro che per tanti anni ho realizzato ha avuto delle importanti conseguenze. Quindi volevo intanto dire che purtroppo siamo in questi giorni chiusi tutti quanti a casa per questo terribile momento storico che sappiamo sta accadendo, stanno accadendo cose veramente spaventose. Quindi stando tutti quanti, purtroppo per fortuna, chiusi in casa, cerchiamo di fare cose che ovviamente per ragioni di tempo non abbiamo mai fatto. E quindi ho deciso di riprendere un po' a fare qualche video. Ovviamente ho allestito, ho trovato la mia scritta Cina in cucina nascosta dietro un armadio. E così volevo poi iniziare con voi a fare un po' di video dove raccontavo un po' di curiosità, un po' di cose che mi sono accadute in questi anni che potevano esservi magari. Poteva essere utile conoscere. Molta gente mi fa domande, molta gente mi chiede a cosa serve quella salsa, come si usa quella cosa, come si cucinano gli spaghetti di soia, come si fanno i ravioli, tantissime cose. Ora, siccome a me purtroppo non piace per nulla la diretta video, perché non mi piacciono le riprese in verticale, io vengo dal cinema, dalla fotografia, quindi mi piacciono le cose comunque che siano di una certa qualità estetica, e allora preferisco perdere un po' più di tempo ma allestire un piccolo mini settino al volo, però per darvi in ogni caso comunque una qualità, perché dopo io potrò prendere questo video, andarlo a montare e aggiungerci anche dei dettagli che invece nella diretta non si possono mettere. Quindi volevo con questo video dirvi che rimetterò le mani sul canale Cina in Cucina, sistemerò un po' tutto quanto, ricomincerò a mettere i video, farò tutta una serie di montaggi, tutti questi viaggi che ho fatto in questi anni in Cina. Io vado in Cina ogni anno e raccolgo 1 miliardo tra fotografie, video e esperienze, che poi purtroppo per la vita che conduco, che è veramente molto stressante e molto snervante, non riesco ad avere mai tempo per dedicarmi a queste cose. Ovviamente grazie a voi, grazie al vostro contributo e grazie anche alla vostra passione sono riuscito, dopo tanti anni di sforzo, di studio, ma anche grazie ai miei amici, grazie a Jing che mi ha aiutato a realizzare quello che è il mio sogno, cioè realizzare, mettere in piedi un progetto che oltre appunto al portale Cina in Cucina è quello di aver aperto 3 ristoranti di cucina cinese regionale, uno si chiama Dumpling Bar. Dumpling Bar, buonasera, mi dica. Verrà Luca domenica? Momento di caos. No.
compleanno di Vito! Molti di voi conoscono, dove si fanno oggi riusciamo a produrre circa 14 tipologie diverse di ravioli con le stesse identiche ricette che troviamo in Cina, quelle originali, grazie anche a Simone che è di Hong Kong, che ci ha riportato tutte le dinamiche del dim sum e poi facciamo anche i piatti della cucina cinese regionale. Invece abbiamo aperto poi l'anno scorso, altrimenti un po' più di un anno fa, un altro ristorante sempre della cucina cinese regionale che si chiama La Mian Bar, sempre a Roma ovviamente, che invece è della cucina del nord della Cina, dove si fanno spaghetti fatti a mano. Quindi abbiamo uno chef che viene appunto dal nord della Cina che riproduce esattamente le stesse ricette che la famosa zuppa di spaghetti, zuppa di La Mian, quella che si mangia praticamente per intenderci nel ganso a Lanzhou, dove si mangiano queste zuppe che lì addirittura sono enormi, buonissime, costano solamente 60 centesimi e sono veramente qualcosa di fantastico. Io sono andato là diverse volte, sono riuscito a reperire le giuste ricette, poi chiaramente con l'aiuto dei miei amici chef cinesi siamo riusciti a rifare esattamente la cosa come quella che si mangia di là. Ovviamente poi sempre alla Mian Bar abbiamo altri piatti della cucina cinese regionale, del nord, abbiamo la natra pechinese, abbiamo il panino di Xian croccante, abbiamo anche lì un po' di ravioli, comunque abbiamo sempre diciamo l'attenzione ad avere proprio la cucina cinese, quella che si mangia in Cina, quindi quella regionale. E poi abbiamo aperto sempre l'anno scorso, ormai da un anno, il takeaway, ossia un piccolo laboratorio che ci aiuta ovviamente anche a fare tutti questi ravioli che stiamo producendo, che sono veramente un miliardo a settimana, e grazie a questo signore che senza soluzioni di continuità continuano a fare ravioli. E questo takeaway ovviamente l'obiettivo, oltre ad essere appunto laboratorio, è quello di consegnare, di portare le cose a casa. Abbiamo attivato anche una novità che però purtroppo non ha avuto, devo dire, un grande successo, anche molto per colpa mia, perché non sono stato bravo e non ho avuto molto tempo per poterla pubblicizzare, che è quella di creare, di potersi finire di cucinare i ravioli a casa. Molti si spaventano perché dicono: come, io faccio il takeaway e poi mi devo mettere a cucinare? No, la cosa è molto banale, perché noi facciamo dei ravioli che sono semicotti, quindi cotti al 95%, quando si fa l'ordine e si attende appunto che il runner ci porti a casa i ravioli, facciamo semplicemente bollire l'acqua. Quando arrivano i ravioli si prendono tutti quanti, si mettono nell'acqua bollente per circa 20 secondi, si tirano fuori e poi si possono servire a tavola caldi. Non solo, ma se ne compriamo diciamo una quantità un po' più cospicua, li possiamo anche addirittura pensare di congelare, in modo tale che poi, se un giorno li vogliamo, togliamo dal congelatore, li mettiamo l'acqua bollente e in pochissimi minuti sono pronti per essere mangiati. Ovviamente questo è un sistema per avere i ravioli proprio freschi, appena fatti. Chiaramente se uno ordina i ravioli, aspetta 20-30 minuti, c'è il rischio che i ravioli arrivino chiaramente non come se uno stesse realmente al ristorante a mangiarli. Comunque insomma, questo qui era per dirvi che sono riuscito con grande sforzo, grande impegno, con grande passione e sacrifici a realizzare questo sogno della mia vita, che era di mettere in piedi un progetto di cucina cinese regionale. Quindi questo è un saluto nostalgico e emozionante, perché mi ritrovo qui a guardare la telecamera dopo tanti anni di assenza, e anche molta gente mi sta chiedendo sempre spesso per quale motivo non mi rimettevo a fare i video di Cina in Cucina. E quindi eccomi qua, proverò in questi giorni che sono a casa con tutti quanti a passare il tempo, a cercare un po' di raccontarvi un po' di storie, un po' di cose che vi possono comunque divertire e comunque appassionarvi sulla cucina cinese regionale. Quindi da oggi, da adesso, inizierò a raccontarvi un po' di cose sulla cucina cinese. Spero vi piaccia come idea e ci vediamo subitissimo, perché tra pochissimo girerò il secondo video che pubblicherò a breve con una cosa che è importante che tutti quanti sappiano prima di iniziare a cucinare la cucina cinese.
Un saluto da Gianni e ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!